la Corte dei Conti e il Ministero dell'Interno non avessero approvato il piano di riequilibrio, si andava al dissesto. Il dissesto vuol dire, commissario prefettizio, blocco di tutta l'azione e attività del comune, quindi un disastro. L'aspetto però positivo è quello che oggi il comune, con questo piano di riequilibrio, diventa un comune normale e quindi può svolgere la sua attività appieno. La cosa importante è che, avendo dichiarato noi e richiesto questa procedura straordinaria del riequilibrio attraverso il predissesto, abbiamo fatto ordine in casa, abbiamo tirato fuori l'evasione che era altissima in questa città, abbiamo modificato diversi sistemi operativi, parcheggi e quant'altro, che hanno dato delle entrate notevoli, perché prima si sprecavano pagando allo Stato con l'IVA. Abbiamo riorganizzato la macchina comunale, abbiamo dimezzato le spese legali, abbiamo transato un'enormità di cause che c'erano e che ci portavano nello sprofondo. Quindi è servito per mettere ordine in casa. Oggi questo comune è nelle condizioni di essere un comune come gli altri e quindi di potersi muovere bene. Nel frattempo, siccome non potevamo far morire Imperia, abbiamo ottenuto Europa, Governo, Regione Liguria, molti stanziamenti. Nel totale questa città in questi giorni sta incominciando a gestire lavori pubblici e investimenti per oltre 70 milioni di euro. Quindi siamo riusciti a reperire risorse esterne per rilanciare una città che ha bisogno di crescere per dare lavoro ai nostri giovani. Bisogna rientrare 18 milioni, però non si andranno a prendere dalle tasche dei cittadini. I 18 milioni è il debito. Ed è il piano di riequilibrio che dobbiamo portare avanti. Mediamente sono 1.200.000 euro all'anno che non andiamo a prendere nelle tasche dei cittadini. L'obiettivo della mia amministrazione in questi 5 anni è quello di riuscire a ridurre la tassazione comunale. Nel frattempo noi ripianiamo questa quota di circa 1.200.000 euro all'anno attraverso le maggiori entrate sull'evasione, le maggiori entrate dai servizi che eroga il Comune, i tagli di spesa improduttiva che non danno e non vanno a scapito del cittadino. Tecnicamente, assessore Giulibaldi, ci può spiegare come è stata possibile questa operazione? Beh, è stata possibile, appunto, come ha detto il sindaco, tirando fuori, facendo tirare fuori dai cassetti tutti i debiti fuori bilancio che non erano mai stati contabilizzati, tutti gli appostamenti per fondi e rischi che non erano mai stati considerati e quantificando quindi quant'era la complessiva posizione da ripagare. E poi, questo per quanto riguarda quello che si doveva pagare, per quanto si riguarda come far fronte, è stata riorganizzata tutta la macchina comunale che ha ottenuto maggiori entrate, non perché abbia aumentato le aliquote, ma perché ha riorganizzato le entrate andando anche a farsi pagare da chi non pagava. E ha riorganizzato le spese spendendo meno per tutti i servizi. Pensiamo al servizio dell'asilo nido per quanto riguarda la riduzione delle spese, pensiamo all'introito della gestione dei parcheggi per quanto riguarda le entrate. Prima i parcometri rendevano al comune il 5%, cioè significa che un cittadino pagava 1 euro di parcometro e 95 centesimi andavano per pagare i costi della società, i 5 centesimi venivano al comune. Adesso le cose sono diverse.